Andiamo di seguito e mentre la signora Savo scende si comincia a preparare un altro dei premiati che non ha bisogno forse di presentazioni, perché Velletri, credo che non ci sia un cittadino di Velletri che non lo conosca. Chiamo Benito Morelli. Eccoci qua, ci siamo, ci mettiamo un attimo qua e aspettiamo Patrizia che ci dice una cosa. Mettiamoci qui di lato perché c'è qualcosa che deve essere proiettato. Benito Morelli, classe 35, da ragazzo è stato un grande fisarmonicista ed ha suonato anche con Bert Hummel e Kramer. Ha iniziato la sua attività lavorativa a Roma presso vari ristoranti molto noti, ma già nel 62 tornava a Velletri per aprire un ristorante tutto suo che, grazie alla sua esperienza di maître e chef, porterà avanti con qualità ed innovazione, ottenendo un successo tale da aprire nel 72 un nuovo ristorante, Benito al Bosco, sul Monte Artemisio. È il primo ristoratore a Velletri a portare in tavola piatti a base di pesce, legandosi lui stesso al porto di Anzio, per sceglierlo personalmente. Tra i frequentatori del suo ristorante spiccano alcuni grandi personaggi della cultura e dello spettacolo, come Aldo Fabrizi, Alberto Sordi, Nino Manfredi, Lucio Battisti, Vittorio Gassman, Edoardo De Filippo, Ugo Tognazzi, Bud Spencer, Luciano De Crescenzo. Tutto è ciò testimoniato dai numerosi articoli apparsi in vari giornali a tiratura nazionale, anche dalle grandi bacheche stracolme di foto che tappezzano l'ingresso di Benito al Bosco. Con Ugo Tognazzi stringerà un forte legame di amicizia. Ugo Tognazzi, che aveva una villa a Velletri e amava cucinare e preparare piatti originali, si vedeva spesso con Benito per avere con lui un confronto sull'arte e la tecnica del cucinare. Benito svolge da decenni attività di catering anche per personaggi politici e capi di Stato di tutto il mondo ed è comparso anche in televisione per presentare le sue ricette con il suo consueto tocco di originalità. Ora Benito ha 3 grandi ristoranti, Benito al Bosco, Casale della Regina, Villa De Volsci, gestiti egregiamente dai suoi 3 figli, Daniela, Roberto e Sabrina. Nel 2004 viene iscritta all'Albo d'Oro della città di Velletri come gastronomo e ristoratore di livello internazionale e ha ricevuto numerose onorificenze, tra cui quella di cavaliere elargita dal Presidente della Repubblica e di commendatore conferita il 2 giugno del 2009 su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ancora nel 2018 è stato pure vincitore del premio Giovanni Nuvoletti, organizzato dall'Accademia Internazionale della Cucina. Una onorificenza che, insieme a tutte le altre, dà lustro a tutta la città di Velletri e ai castelli romani, che anche grazie a lui sono conosciuti in tutto il mondo. Grazie Benito. Vieni qui con me, vieni. Tu ti ricordi quando 10-15 anni fa, io non ricordo di preciso quando, sono venuta su da te e ti ho chiesto aiuto per un'iniziativa che stavo facendo? Io ho trovato in Benito non qualcuno, non un ristoratore che voleva vendere qualcosa, io ho trovato un amico, un padre direi, ed è ancora così, ma è ancora così per tutti questi anni, quindi è una cosa che fa particolarmente piacere a me. Adesso, prima di passare la parola a Fernando e poi all'assessore per la consegna del premio, 2 parole però me le dici. Vabbè, io ringrazio il grande Mariani, la signora De Marche, il comune di Velletri, anche perché io ho avuto l'onore di essere stato invitato alla serata del cinema. Io non sono un attore, però nel mio locale ci hanno frequentati tutti i più grandi attori italiani, da Edoardo De Filippo, Tognazzi, penso che a Gaspar io gli feci il matrimonio negli anni 70, quando si sposò con Diletta D'André, poi Nino Manfredi, Bud Spencer,
tutti hanno sempre frequentato da me. Gian Maria Volontè, mi ricordo sempre che lui amava la cucina tradizionale. Ogni volta che veniva da me, Benito mi ha preparato la pasta e fagioli. Voleva la pasta e fagioli. Voglio dire. Poi con Luca Tognazzi abbiamo fatto tante cose insieme, perché lui la prima volta venne a mangiare da me insieme a Vittorio Casma, perché Vittorio Casma, l'avete detto già voi, acquistò una casa prima di Ugo Tognazzi. Allora, Edoardo, Ugo Tognazzi insieme al nostro, come ho detto prima, Casma, vennero a mangiare da me. Poi Tognazzi nasce un'amicizia con me, perché lui era veramente appassionato alla cucina. Allora veniva da me, ci mettevamo in cucina a fare esperimenti di piatti, qualche volta rallegravamo, ci facevamo una qualche litigata, perché lui, essendo del nord, preferiva sempre cucinare con la panna e il burro. Allora io, essendo castellano, preferivo cucinare con gli olivi e qualche cosa voleva così, però poi nell'insieme è andato sempre a finire bene. Inoltre mi disse: Benito, hai ragione tu. Io da me però ci sono passati tutti per cinque anni. E trovato il diritto, ma già facevo a te, ultimi tempi che non stava bene, e andavo a cucinare anche a casa io. Grazie a tutti, buonasera. Dicevi, non sei del mondo del cinema, ma tu te lo sei conquistato il posto nel mondo del cinema. Fernando, gli vuoi dire qualcosa? Avete detto tutto ormai, quindi io, c'è poco da dire. Io ho scelto Benito appunto per essere premiato con questo premio, proprio perché lui ha avuto una vita nel mondo del cinema tramite la sua cucina. A Benito Morelli, che unendo la fine arte culinaria alla capacità comunicativa ha saputo creare intorno a sé una comunità di artisti del mondo cinematografico che ha contribuito a dare lustro alla città di Velletri.